Pannelli ne abbiamo? Sì, aspetta, va. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Allora, come vedete qua c'è la bestia e mi sono accorto che ci sono delle perdite sul tetto, piccole, però va tutto sigillato, fatto. Quindi il primo lavoro da fare è pulire, sigillare e verniciare. Quindi questo sarà il problema. Non l'ho mai fatto. Ho letto tanti tutorial. Sì, è una cosa nuova per me. Quindi è una bella avventura. Ce la faremo. Boh, vedremo i risultati alla fine. Oh, buongiorno. Buongiorno. Sto sudando tantissimo. Cosa sto facendo in questo momento? Raccontaci. Se Marina ha voglia di venire qua, te lo faccio vedere. Devo fare il giro però, perché io da qui, che ho la testa nell'oblò, posso fare ben poco. Ah, sto praticamente levando le vecchie sigillature, che sono completamente secche, per portare, diciamo, fuori la giunta e poi passargli il Sikaflex, prima pulirlo, insomma, fare un po' di cose. Però sostanzialmente le sigillature nuove. E ti sembra il giorno giusto per no, farlo? Saranno 40 gradi sotto il sole, però purtroppo non ho trovato un posto per poterlo fare al chiuso e mi tocca farlo all'aperto, ma abbronzerò. Speriamo che non piova mentre uno deve risiliconare. Andalusia, profondo sud della Spagna. Cosa stiamo facendo? Semplice, il portapacchi sopra era veramente grande, con una placca di alluminio, troppo pesante. Noi non lo utilizzeremo, però questo spazio per noi è importante per mettere un altro pannello solare. Noi vogliamo essere indipendenti e quindi stare libera. Cosa fai? Sto accorciando un pezzo del bagagliaio, chiamiamolo. Non lo so come si chiama. Portapacchi! Sì, portapacchi, questa cosa qui sopra. Vediamo di dargli due destre a Mauri. Altro lavoretto a costo zero, che però sta portando via un sacco di tempo, è scartavetrare le parti leggermente arrugginite. La mia visuale in questo momento è panoramica. Qui vedo la cucina, completamente smontati i divanetti e il tavolo. Dopodiché vedo dei piedi, delle gambe e sopra c'è Mauri. Sto riparando l'oblò. Ok, siamo coi due oblò. Però dietro di te io vedo anche il mare, eh. Bello sto posto, eh? Sì. Mi sembra che c'è anche una presa dell'acqua da qualche parte. Boh, basta, viviamo qua. Esatto. Così è come l'abbiamo trovato e così è come deve diventare. Siliconare non è divertente. No. Però questo serve per ripararsi dell'acqua e quindi va fatto. Praticamente stiamo usando il Sikaflex. Dopo aver pulito tutto si passa all'acquaragia per levare quello che è il grasso. E sto usando il Sikaflex 521 UV. Dovrebbe andare bene anche per i raggi ultravioletti. Vediamo un po' quanto riesci a pasticciare con il silicone. No, guarda che bravo! Benvenuti in un nuovo giorno di lavoro. Sono passate 48 ore da quando abbiamo messo il Sikaflex, quindi si è asciugato bene in tutti i bordini, in tutte le guarnizioni. E adesso siamo di nuovo sul tetto. Le cicale stanno già a top, è già un po' che lavoriamo
e ci sono stati questi due giorni di calore super intenso. Comunque l'idea di oggi è terminare con il tetto lavando le guarnizioni che si sono riempite di foglioline. Una volta che le abbiamo lavate, ecco il trucco di come fare le guide col silicone senza spiaccicarlo in giro. Adesso metteremo una impermeabilizzante nautica. Una gomma liquida, diciamo così, perché qua non ha un nome particolare che non mi ricordo, che sostanzialmente si mette sopra le sigillature per essere sicuri che non entra più acqua. Quindi facciamo di nuovo questa maschera con il foglio da carrozziere, lo scotch da carrozziere, e poi verniciamo sopra questa cosa schifosissima. Mi ho mollato. E mi hai mollato a me qui a finire. Dovevi fare un pezzettino. Sì. Pannelli ne abbiamo? Sì, aspetta, va? Ti faccio vedere. Allora, questi sono già stati messi ieri i supporti, incollati col Sikraflex. Prima abbiamo grattato il fondo, messo il Sikraflex, appoggiati, messo il peso e adesso mettiamo l'ultimo, perché ieri ho finito il Sikraflex. Succede nelle migliori famiglie. Però è abbastanza semplice, ne collegheremo in serie, sono 200 watt l'uno, quindi avremo 600 watt e quindi questo ci permette di riuscire ad ottenere dei cavi di sezione un pochino più piccola. Lo mettiamo più in qua che si vedono fuori, o più in là meno si vede fuori, meglio è. Li trattiamo delicatamente, ma poi quando dovranno prendere rami, grandine. Speriamo anche di no, perché sono abbastanza resistenti, ma la grandine comunque fa dei danni, eh. Li gratto perché così rimangono un pochino più porosi, in teoria dovrebbe attaccare meglio. Ho selezionato invece queste barre, invece di avere gli angoli, perché mi fanno anche da spoiler, quindi l'aria non si infila sotto, quindi non me lo dovrebbe staccare. Questi qua hanno 5 belle viti, insomma, dovrebbero tenere tutto. Poi il Sikraflex attacca, è un bel prodotto. È arrivato lo Scott X. Adesso lo sgrassiamo. Volevamo dire che se vi volete attaccare alle prese di corrente dei campeggi, tutto sto sbattone non serve, eh? Però non siete in libera. Siccome la nostra idea è quella di andare il più possibile in libera, in posti dove forse i campeggi non sanno manco cos'è, è grattato bene? Grattato. Anche qua. Non va mai bene niente. Se fai le cose là. Vado a prendere il Sikraflex. E non me lo potevi dire un attimo fa che ero giù? Vado io, sennò poi dopo ti arrabbi. Abbiamo finito anche di sigillare quello che era il quello rimasto qua, vedete che è ancora freschino. E domani verniceremo. Come anticipato ieri, oggi ci tocca verniciatura del tetto. Andiamo. Un commento e urli perché il microfono è girato verso di me. Abbiamo finito il tetto. Adesso ve lo faccio vedere. E tu voilà! Abbiamo un tetto blancus. Lo vogliamo far asciugare almeno 48 ore. Metteremo i pannelli solari, li fisserò, farò passare i cavi.
Poi rimetto la piastra d'alluminio, ovviamente più corta e modificata, adesso è ancora tutto mezzo smontato. Però insomma, isolamento fatto, insomma il tetto direi che lo do per il 90% finito. Anzi, facciamo 85, dai. Spissati tutti. Direi che questo mi fa anche da spoiler, così non si infila sotto l'aria mentre si viaggia. Non che questo vada a delle velocità assurde, però insomma, questo è come si presenta. Adesso dovrò ancora far passare le canaline dove ci sono i cavi. Li abbiamo connessi in serie, ed è rosso e nero, tutte e tre. Bel lavoro, bel lavoro. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and...